Benvenuti a questo appuntamento con Tu per Tu, approfondimento dedicato ai temi di politica, attualità e altro insieme con i nostri ospiti in studio. In questa puntata ci concentreremo su ACI Buonaccorsi per puntare i nostri riflettori su vari argomenti e lo faremo con il nostro ospite Salvo Tomarchio, consigliere comunale, a cui Buonasera. diamo il benvenuto, capogruppo di Rinnovamento e Libertà e candidato Sindaco alle amministrative del 2017. Consigliere, partiamo dal primo punto, ovvero quello che ha fatto discutere nelle ultime settimane, relativo alle elezioni del direttivo del centro ricreativo per anziani che si trova all'interno di Palazzo Cutoro, per la precisione Palazzo Recupero Cutore, che ospita questa struttura anche diverse iniziative che si svolgono in estate. In seno a queste elezioni ci sono state delle anomalie. Ecco, facciamo un sunto di questa vicenda e quali risvolti ci sono stati a tal proposito. Assolutamente sì. Innanzitutto grazie, buonasera e grazie per l'ospitalità che la vostra redazione ha voluto prestarci. In breve sintesi, 2 settimane fa, come abbiamo anche raccontato grazie alle vostre telecamere, i nostri anziani sono state, diciamo così, vittime di quelle che abbiamo nominato in maniera simpatica delle elezioni truffa, nel senso che si è voluto rinnovare un direttivo del centro ricreativo anziani che, tanto per ricordare un pochettino di cosa si occupa, è il direttivo che coadiuva l'assessore ai servizi sociali nella organizzazione di tornei e quanto altro sia pertinente delle attività dei nostri anziani. E questo direttivo è stato rinnovato senza dare la possibilità a tutti di poter partecipare. In che senso? Nel senso che di fronte alle elezioni del rinnovo di questo direttivo è stato dato un semplice avviso sull'albo pretorio online da parte dell'ente comunale. Noi chiaramente abbiamo fatto capire come di fronte a una popolazione di persone anziane, chi 65, chi 70 anni, chi oltre, seppur a livello giuridico sia stata sanata l'obbligo di pubblicità con l'avviso online, non tutti però rimangono collegati su internet, sul sito del comune. Pertanto avevamo chiesto il rinvio di queste elezioni, rinvio che non c'è stato, anzi si è preferito tirare dritto, noi riteniamo in maniera abbastanza arrogante e sprovveduta perché ha creato un clima di grande disarmonia all'interno del nostro centro anziani, portando un gruppo di anziani a poter partecipare a queste elezioni. È un gruppo di anziani quindi maggiormente informato da parte dell'assessore Aramo, è un gruppo di anziani che invece non è stato informato, è stato escluso e che pertanto, come è logico che sia, non si sente ora a proprio agio all'interno di questo centro. Le elezioni si sono svolte, noi chiaramente facciamo un grosso augurio al neo presidente, tra l'altro persone a noi care, a noi vicine che conosciamo da una vita, così come ci conosciamo tutti nel nostro piccolo comune. Così come facciamo un grosso augurio al nuovo direttivo, però chiaramente il nostro attacco non è rivolto a loro perché non c'entrano nulla in questa storia, il nostro era un tentativo di allargare la partecipazione a tutti. Non ci siamo riusciti purtroppo e quindi ne prendiamo a malincuore atto chiedendo che per il futuro si agisca diversamente, anche perché se di fronte a queste cose, diciamo così, più semplici, perché parliamo di un direttivo che non percepisce denaro, non percepisce indennità, ma anzi è proprio una vera e propria attività di volontariato nei confronti del territorio. Se già per queste iniziative così semplici, così facili da gestire c'è questa poca trasparenza, siamo preoccupati per come si agisce all'interno dell'ente comunale e come ci si comporta rispetto a tematiche più importanti. Ricordiamo il direttivo da chi è composto e quali sono i ruoli che vengono svolti Sì, all'interno. il direttivo è composto interamente da anziani del nostro territorio. Quindi è un direttivo che è formato da 7 persone, tra cui il presidente, ed è un direttivo di persone di 70 anni, a seconda che siano uomini o donne, ci sono dei filtri legati all'età, ed è un direttivo che coadiuva il comune nella organizzazione di tornei di briscola, tornei di carte, arriva il carnevale, si organizza la maccheronata, balli di gruppo e tante altre iniziative molto carine, molto simpatiche, non solo a sfondo ricreativo, ma anche a sfondo sociale. Ed è un direttivo che esiste già da 15 anni. Quindi per questo siamo rimasti molto rammaricati, perché comunque nei 15 anni passati si è agito diversamente di fronte al rinnovo di questo direttivo. Ci
vale a dire si facevano delle riunioni, si avvertiva il presidente uscente. Purtroppo nulla di tutto ciò è stato fatto questa volta. Noi riteniamo, speriamo di sbagliarci, anche se qualcuno diceva che a pensar male si fa peccato, ma spesso si indovina. Noi riteniamo che purtroppo si sia voluta fare della sporca politica clientelare anche in una cosa così bella come il centro anziani, e quindi siano volute facilitare delle persone a loro insaputa, che non hanno capito il gioco che stava facendo l'assessore e l'amministrazione comunale, e quindi si è arrivato a questo risultato un pochettino triste per la vicenda in sé. A tal proposito, rimaniamo concentrati sulla realtà di Aci Buonaccorsi, perché dicevamo nel 2017 lei è stato candidato sindaco, elezioni che sono state vinte da Vito Di Mauro, ma qual è ad un anno a questa parte la situazione, quali punti insomma sono stati portati avanti e quali magari ancora si deve lavorare? Noi su questo abbiamo chiaramente dato più che un anno, più di un anno, perché si è votati a giugno dell'anno scorso, ora siamo già quasi ad ottobre, ad autunno inoltrato. Abbiamo dato un anno di tempo all'amministrazione attuale per poterla giudicare, perché è giusto che quando un'amministrazione si insedia si lascia il tempo di poter lavorare, di poter attuare il proprio programma. Qualche battaglia l'abbiamo portata avanti, perché chiaramente c'erano delle tematiche importanti da affrontare, però crediamo che, passato più di un anno, quasi un anno e mezzo, una linea debba essere tirata. E la linea è fatta di luce e ombre, un po' come tutte le cose, nel senso che non possiamo dire che non si stia lavorando, nel senso che io su questo voglio essere molto onesto, molto sincero. È un'amministrazione che comunque qualcosa la sta facendo, come è normale che sia, perché siamo abituati nel nostro territorio, nel nostro comune, ad amministrazioni che fanno, quindi non ci stupisce la cosa. Chiaramente abbiamo dei dubbi su come si stiano facendo tante cose, vale a dire, in velocissima rassegna, sul tema della finanza locale e dei tributi. È giusto recuperare l'evasione tributaria, la gente che non paga, non è giusto, e l'abbiamo fatto presente in Consiglio Comunale, che il tutto venga demandato ad Equitalia e ad altre società esterne come l'Agenzia delle Entrate, perché crediamo, e quello che è stato fatto dal nostro comune, sostanzialmente si è voluto chiudere la porta di fronte al rapporto cittadino-ente locale, che è sempre un rapporto più morbido, più alla mano, più dialogante, e si è voluto demandare la riscossione dei tributi all'Agenzia delle Entrate non appena arriva una cartella. A questo noi ci siamo opposti, perché è vero, fa intascare più soldi all'ente comunale, fai cassa, ma la fai a spese dei cittadini, che hanno anche un aggio di riscossione maggiorato rispetto a quello che devono dare. Sul tema dei rifiuti, anche lì abbiamo avuto qualcosa da ridire, nel senso che noi abbiamo lasciato una percentuale di raccolta differenziata al 55%. E abbiamo detto, continuiamo su questa strada, facendo delle premialità, organizzando delle gare a premi, continuiamo a rafforzare un sistema che premia chi differenzia e punisce chiaramente chi non lo fa. Questo tema e questa politica è stata stravolta dall'attuale amministrazione. Si è voluto passare a un sistema che punisce esclusivamente chi non fa la differenziata, ma che non premia chi la fa. Infatti si è passato, sì, sicuramente a un picco di percentuale di raccolta differenziata più alto. Ma come si è passati a questo picco di raccolta differenziata, che ora credo vada intorno al 65%? A spese dei cittadini. Ci sono un sacco di cittadini che oggi tengono i sacchi neri a casa perché non li possono uscire, spaventati che si paghi di più. Ci sono un sacco di cittadini, in maniera sbagliata e incivile, ma che stanno gettando la spazzatura nelle periferie del territorio, perché il nostro sistema attualmente colpisce e fa pagare chi produce più sacchi neri, ma al contempo non premia chi ne produce meno o comunque chi produce raccolta differenziata, che era invece il sistema che avevamo portato avanti noi. E quindi quello che porto l'esempio della differenziata per dire cosa? Tu puoi ottenere dei risultati, puoi metterti la medaglia al petto, ma non ha senso ottenerli se poi a farne le spese sono i cittadini. Quindi puoi intascare più soldi grazie alla riscossione dei tributi, ma non ha senso se a pagarne le spese sono i cittadini con agi maggiori. Puoi alzare la differenziata e quindi dire sono bravo, ho alzato la differenziata, ma non ha senso se stai peggiorando la vivibilità quotidiana delle famiglie di Aci Buonaccorsi. E così via dicendo, rispetto ad altri temi, ad esempio i lavori pubblici. Sono stati spesi 65.000 euro per dei lavori alla Villetta dei Pini, una villetta storica del nostro comune, per fare cosa? Un parcheggio.
quando il nostro è un territorio già pieno di parcheggi, un parcheggio di 8 posti auto. Se calcolassimo quanto sono costati questi 8 posti auto, più quasi 7.000 euro e oltre a testa. Non ha senso, noi avevamo proposto invece di fare una bambinopoli con giochi per disabili, di fare altre cose qua. Quindi il clima è un clima molto acceso. Acceso perché? Perché abbiamo due visioni opposte su come amministrare l'ente pubblico. Chiaramente noi accettiamo il fatto che, avendo perso le elezioni, non tocca a noi rispettare il programma elettorale, dobbiamo stare a guardare quello che fa la maggioranza, ma abbiamo l'obbligo chiaramente di dire come la pensiamo e di cercare di farli ragionare per spendere meglio le risorse pubbliche. Insomma, si può fare di più. Si può fare meglio, si può fare, non dico di più, si possono fare le cose, ma non ha senso farle in maniera confusionaria, tanto per dire che si sta facendo. Si devono fare le cose giuste, positive, e che soprattutto rimangano negli anni. Invece c'è un po' una logica della corsa al taglio del nastro, all'inaugurazione, al fare, ma non si capisce bene alla fine chi se ne stia giovando di tutto questo fare. Grazie al consigliere Salvo Tomarchio per aver parlato in questo breve spazio della realtà politica da Cibona Corsi, e non solo. L'appuntamento adesso con i nostri programmi qui sulla nostra emittente.